Benvenuti su GitBar, il podcast dedicato al mondo dei full stack developer. I mezzo artigiani, i mezzo artisti, che ogni giorno infilano le mani nel fango per creare, nel modo più efficiente possibile, quei prodotti digitali che quotidianamente usiamo. Bene, benvenuti in questa nuova puntata di GitBar. Oggi non sono solo, infatti con me, collegato da Genova, c'è Stefano Torresi, Senior Software Engineer a SUSE Linux. Ecco, e con lui parleremo di PHP, di Go e delle community e del ruolo che hanno nella formazione dei professionisti. Prima di lasciarvi alla conversazione, vi ricordo rapidamente i nostri contatti. Potete scrivermi a @brainrepo su Twitter oppure a info@gitbar.it. Inoltre su www.gitbar.it trovate tutte le informazioni del podcast, comprese le nuove puntate, le note dell'episodio e le trascrizioni. Quindi là avete veramente tutto. Però penso di avervi rubato fin troppo tempo raccontandovi e parlandovi dei contatti, quindi vi lascio direttamente alla nostra conversazione. Eccoci qua, ciao Stefano, come va? Ciao Mauro, tutto bene, nonostante le circostanze globali abbastanza interessanti, poi alla fine tutto bene. Che piacere sentirti, sono davvero tanti anni che un po' ci siamo persi di vista, abbiamo avuto modo di conoscerci in un evento, un Codemotion, giusto? No, un PHP Day. Un PHP Day, sì. E tra l'altro mi ricordo che era il primo PHP Day a cui io partecipavo. E anche il mio primo. C'era un altro amico sardo, se non sì, sbaglio, c'era Luca, che adesso Luca, è una delle colonne portanti del PUG di Cagliari. Finalmente ce l'ha fatta. Era, ti ricordi che era il nostro obiettivo quello di sì, creare? Sì, te ne parlavamo, ne discutevamo. Sì, sì. Poi io mi sono un po' allontanato, voi per mille vicissitudini, però Luca, insieme a un'altra serie di ragazzi che si stanno impegnando in modo, insomma, abbastanza concreto, sono riusciti a far partire il PUG di Cagliari. Finalmente anche la Sardegna ha un presidio di cultura. Ma tra l'altro ho visto che proprio a Cagliari mi pare che ha aperto una sede facile.it che è molto attiva nello sponsorizzare questo genere di attività. Quindi, insomma, si sta creando un piccolo mini hub tecnologico a Cagliari. Sì. A Cagliari c'è Leonardo di Facile, che in qualche modo con Facile stanno avviando questa impresa, e anche lui è il cuore pulsante, l'altro cuore pulsante del PUG, e stanno facendo davvero un lavoro. Complimenti, bravissimi, guarda, anche perché nessuno gli chiede niente in cambio, cioè loro non chiedono niente in cambio, quindi tutto quello che fanno è veramente un regalo che fanno alla Sardegna, e da sardo questa cosa non può che rendermi felice. Ma parliamo un po' di te, come sei finito a fare lo sviluppatore? Questa è una bella storia in realtà. Io ho cominciato che ero veramente piccolo, in realtà il primo approccio con il codice è stato tramite il Commodore 64, però no, è stato più ovviamente per gioco, avevo, che ne so, 12 anni, 11 anni, qualcosa del genere, quindi in pieni anni 80. No, vabbè, inizio anni 90, in realtà sono dell'83, quindi in ogni caso erano un po' gli albori dell'informatica, almeno per quanto mi riguardava, ma non avevo ancora capito che volevo fare questo da grande. Ci è voluto poi l'adolescenza per capirlo, e ci sono arrivato tramite i videogiochi. Ah. Nel senso che io sono sempre stato un appassionato videogiocatore, di quelli, diciamo, hardcore, quindi ho sempre giocato col PC. In realtà il Commodore 64 è stato il primo computer che è mai entrato in casa mia, ma poi sono passato direttamente dal Commodore al PC. Ho dovuto aspettare tra l'altro tantissimo per fare questo balzo, e mi ricordo che il mio primo PC era già un PC Windows, con Windows 95, ed è stato lì che il mio primo serio approccio al coding, perché il cazzeggiare con il Basic, con il Commodore, ripeto, era più una cosa dove prendevo il manuale del Commodore 64 e ricopiavo il codice Basic e facevo succedere cose, poi lo rompevo spostando statement a caso, ma non avevo ancora in realtà letto nessun manuale generico sulla programmazione, cose del genere. Mentre invece quando ho cominciato a utilizzare il PC, che utilizzavo soprattutto per giocare, per cazzeggiare, eccetera, approcciai per la prima volta
lo sviluppo web tramite una guida pubblicata, non mi ricordo su quale rivista di settore, qualcosa tipo The Games Machine probabilmente, e scrissi la mia prima pagina web tramite il Notepad, ed è da lì che è cominciato tutto, perché poi da lì, proprio nel giro di pochi mesi, cominciai a utilizzare PHP perché volevo rendere le cose dinamiche, quindi a imparare come funziona l'architettura client server, eccetera, e da lì è nato tutto. E poi, sempre grazie ai videogiochi, dovetti approfondire sempre di più, perché giocavo anche a livello quasi competitivo, insomma, anzi proprio a livello competitivo, ma amatoriale, non professionale ovviamente, quindi non ci guadagniamo niente, però giocavo a livello competitivo a dei giochi che richiedevano il gioco di squadra, e quindi si creavano i cosiddetti clan online, si utilizzava IRC come mezzo di comunicazione, e venne a formare questi clan, quindi questi gruppi di videogiocatori, dove poi ci si organizzava facendo partite tra clan, eccetera, tipo amichevoli, a volte anche tornei. Cominciai a essere sempre più attivo in quest'ambito, ci impiegavo un sacco di tempo, e questo avevo più o meno 15-16 anni quando cominciai a fare questa cosa, e cominciai, per il primo vero sito web serio fu per uno di questi clan, dove aveva bisogno di essere un sito completamente dinamico, perché avevamo bisogno di caricare i risultati delle partite, gli screenshot, tutto il materiale, dovevamo fare il roster, dovevamo avere un blog, quindi cominciai proprio da lì, e ho ancora il codice di queste cose, l'ho conservato, c'ho ancora il codice scritto in PHP 3 da qualche parte. Lo vogliamo su GitHub. effettivamente lo dovrei mettere su GitHub, e in qualche modo riprendere a farlo funzionare. Inutile dire che l'interfaccia grafica era fatta in Flash, in Adobe Flash, anzi quello che ancora non era manco Adobe Flash, era Macromedia Flash. Sì, tranquillo, ci sono cascato anch'io nella trappola, ho speso anch'io tante ore a studiare ActionScript. Esatto. Prima ActionScript 2, poi ActionScript 3. Mamma mia, che mondo. Risvegliato una marea di ricordi. E tra l'altro, devo confessarti che io i primi pattern di programmazione li ho incontrati proprio programmando in ActionScript, perché da quel punto di vista prendeva molto dal mondo Java. Sì, sì. E i pattern li avevo appunto iniziati a vedere, iniziare a vedere, che ne so, come si gestisce uno stato, cose che allora erano un po', sai, nel front-end erano un po'... Sì, era abbastanza fantascienza. Io in realtà proprio ActionScript non l'avevo mai approfondito, non l'ho mai approfondito poi in realtà. Per esempio, l'ho scoperto solo dopo, quando ormai non era più utilizzato, che era una sorta di dialetto di JavaScript, nel senso che era molto correlato a JavaScript. Guarda, non mi ricordo esattamente in che modo adesso, però aveva una correlazione. Se non mi sbaglio, non vorrei dire bestemmie, però aveva una sintassi ECMAScript. Quindi ritornava proprio, e poi come si era evoluto ad ActionScript 3, con la programmazione a oggetti spinta, il fatto che si era svincolato un po' dalla timeline, c'era tutta la gestione degli eventi, cioè era diventato proprio una bella roba. Pensa che in azienda, era il primo periodo che io ero entrato a lavorare seriamente in azienda, ti sto parlando del 2007-2006, ero ancora all'università. Facevo questi side project e era uscito Flex, forse anche 2008, non vorrei dire, adesso le date sono un po'... Era uscito Flex, che era una versione un pochino diversa rispetto a Flash, meno gaming. Sì, ora mi ricordo. E avevo scritto diversi CRM con Flex da una parte per tutto il front-end, poi facevo delle funzioni, adesso... Fa ridere questa cosa, però facevo delle funzioni in PHP e le chiamavo con un protocollo simile RCP, e quindi potevo interfacciarmi al database, quindi accedere ai dati che stavano su Postgres con poche funzioni, cioè, no, un mondo che, se pensiamo a come si è evoluto lo sviluppo, sì, ha voglia. Ho paura che in alcune aziende quel softwareino che ho fatto sia ancora in produzione. Normale. Figurarsi. Quindi sì. Volevo
chiederti una cosa un po' particolare. Noi ci siamo conosciuti in occasione, come dicevamo prima, di un evento legato alle community. E volevo chiederti, questa parte mi interessa particolarmente, quanto le community hanno influenzato la tua formazione? Beh, parecchio in realtà. Ci ho messo un po' per capirlo, quindi in realtà, infatti, una cosa che dovrei consigliare più spesso magari alle persone un pochino più giovani che si affacciano a questo mondo e vogliono intraprendere la carriera in questa industria è di concentrarsi sulle community sin da subito. Io ci ho messo un bel po', è la prima community con cui sono stato veramente a contatto di programmatori è stata quella di Zen Framework. È stato lì che ho cominciato a utilizzare Git e GitHub per contribuire al framework. È stato lì che sono entrato a contatto con altre persone, sono entrato a contatto con il concetto di code reviewing, che per me era una cosa completamente nuova, ho cominciato a imparare da altri che erano molto più bravi di me. Alla fine la cosa più importante era proprio quella, cercare il confronto con persone che hanno più esperienza, che sono più capaci e che hanno tanto da insegnarti, una cosa che è fondamentale. Fino a un punto abbastanza avanzato della mia carriera, perché già facevo il freelancer da diversi anni, fino a quel momento io ancora non avevo, ero sempre stato una sorta di lupo solitario, quindi per tanti anni in realtà io non ho fatto progressi poi così spediti, ero un po' trincerato sempre nella stessa posizione, utilizzavo sempre gli stessi strumenti, sempre le stesse tecniche, magari leggevo qualche cosa, leggevo qualche libro, l'università un pochino mi ha dato una spinta a livello di fondamenti, però il confronto sul codice reale, sul codice di produzione con altri professionisti è una cosa che non apprezzo, e quindi Da lì poi è stato un po' un effetto a palla di neve, nel senso che ho cominciato a interessarmi alla community di questo framework, la community poi di PHP in generale, la community dei programmatori in senso più ampio, e poi a frequentare magari meetup e cose nel momento in cui ho avuto la disponibilità a muovermi, quando poi finalmente me ne sono andato a Milano, questa cosa l'ho subito diciamo coltivata, perché finalmente ne capivo l'importanza. Quindi sì, sicuramente creare le community o comunque avere contatti con delle community è veramente fondamentale per la propria crescita professionale. Concordo. Anche umana alla fine. Assolutamente sì. Ho conosciuto un sacco di persone con cui sono molto amico ormai tramite proprio queste community. Beh, no. Se non ci fossero state le community, probabilmente in questo momento non staremmo parlando noi due, tra l'altro. Esatto. Tra l'altro. No, voglio farti questa domanda, è una domanda un po' particolare, un po' personale e che mi riguarda. Allora, io spero. Nel momento, tu hai detto, io sono sempre stato per le mie, no? Non perché me la tirassi, ma perché probabilmente non sentivo l'esigenza di confrontarmi. Il primo periodo che sei entrato a contatto con le community, hai mai sentito quella che si chiama la sindrome dell'impostore, cioè il fatto di andare a parlare con persone che ne sapevano parecchio più di te e sentirti quasi fuori luogo? Sì, ma soprattutto il motivo per cui in realtà io non avevo ancora avuto questo contatto non era per scelta, era proprio per ingenuità e inconsapevolezza. Non avevo idea che potesse essere uno strumento così importante, quindi non l'avevo mai cercato. Nel momento in cui ho cominciato ad avere contatti con altre persone, sì, senza dubbio la sindrome dell'impostore è stata una cosa di cui ovviamente ho sofferto molto. Ma perché... anche l'ambito con cui mi sono scontrato, che era nello specifico era un framework diciamo di livello enterprise, nel senso che era un framework abbastanza vecchio, già aveva già tanto debito tecnico, infatti da lì a poco poi uscì la versione 2 che era completamente riprogettata, e io fui molto felice di partecipare ai lavori che avevano a che fare un pochino con questa riprogettazione. Diciamo che mi scontrai sì con tutta una serie di carico cognitivo, una quantità di carico cognitivo non indifferente, e mi rendevo conto che ero molto indietro rispetto alle persone con cui interloquivo, quindi mi sono un po' rimboccato le maniche e mi sono dovuto dar da fare per
per recuperare un pochino il terreno che non avevo guadagnato nel tempo in cui invece avrei dovuto farlo. Quindi sì, senza dubbio, è una cosa che comunque succede tuttora, nonostante ormai abbia quasi 20 anni di esperienza, la sindrome dell'impostore è un pericolo costante, perché non si smette mai di imparare, e credo che l'unico modo per liberarsene veramente è prendere atto del fatto che fa parte di questo tipo di professione, di questo tipo di scelta professionale. Bisogna a un certo punto prendere atto del fatto che non si può sapere tutto, e che la propria percezione di ciò che si sa è diversa dalla percezione che si dà agli altri di ciò che si sa, e quindi in questo modo un pochino si smette di pensarci, ma comunque rimane lì un pochino, non se ne va mai completamente. Non è una cosa su cui ormai perdo più il sonno. Un tempo magari era una cosa che mi attanagliava un po' di più, e in certe situazioni, soprattutto quando cerchi magari di cambiare lavoro, devi avere a che fare con dei colloqui tecnici eccetera, allora magari il senso del fallimento può acuire questa cosa latente, perché alla fine io credo che quella è la sindrome dell'impostore sia una situazione che rimanga lì latente, no? E che a volte emerga improvvisamente quando ci si scontra con qualcosa che immediatamente non si riesce a risolvere, con qualche problema magari che non si riesce a risolvere perché non si hanno tutti gli strumenti per poterlo capire, magari di solito è per questo, e quindi l'unico modo per approcciare la cosa è rimboccarsi le maniche, prendere atto del fatto che ognuno ha i propri limiti, sapere qual è il proprio, e poi rimboccarsi le maniche per cercare di sopperire a questi limiti in un modo o nell'altro. Può essere sia comprarsi il libro e spolparselo e farsi una cultura di quella cosa in particolare, oppure anche semplicemente chiedere aiuto a qualcuno che si sa essere un esperto in quella cosa in particolare, e ce lo si fa spiegare come se si fosse un po' come Eli Five, come se si avesse, come se avessero 5 anni. Ci sono tante soluzioni al problema, non necessariamente il fai da te è necessariamente la strada da percorrere, però il problema rimane e rimarrà sempre. Sì. Bisogna solo prenderne atto. Guarda, una cosa che ho ritrovato in molti è quelli che il fatto che quando si entra nell'ottica e nella spirale della sindrome dell'impostore, spesso avere un mentore, una persona di riferimento verso il quale sventolare la famosa bandiera bianca aiuta, perché è quella persona che può anche non insegnarti niente dal punto di vista tecnologico e tecnico, ma ti dice: ehi Stefano, ehi Mauro, fermati qua, non rompere le balle, siediti un attimo, qual è il problema? Quindi ti riporta coi piedi per terra e riesci a rimettere a fuoco un po' quella che è la strada. Quindi una cosa che io mi sento sempre di ripetere è quella di cercare il proprio mentore, ed è naturalmente più facile cercare il mentore quando si frequentano delle community dove hai delle persone già di natura disposte ad aprirsi a te e a seguirti in qualche modo, in fondo dedicano il loro tempo anche a te, no? Quindi Questa cosa del mentoring ritorna molto importante. Sì, sì. Un'altra cosa che secondo me è importante quando sei in quella spirale alimentata dalla sindrome dell'impostore è quella di studiare compulsivamente. Tutto, qualunque cosa ti passi sotto mano tu la studi, e passi da un libro di JavaScript ad Haskell, e alla fine poi non trovi il focus. Qual è la strategia che utilizzi tu per fissare un fuoco e non perderti nel mare delle mille sirene, no? Del mondo dello sviluppo e del mondo tech in generale? In realtà non ne ho ancora trovata una, nel senso che io soffro molto dell'impulsività nel voler imparare praticamente tutto. Io ho la pretesa di non pormi nessun limite da questo punto di vista, nel senso che vorrei poter sapere fare le cose in tutti i modi possibili, e vorrei poter imparare tutti i linguaggi possibili, e se solo ne avessi il tempo e la voglia anche, perché a volte non ne ho neanche la voglia. Quindi non ho veramente una strategia. Sicuramente quello che per esempio io vado professando in giro è che l'idea è che bisogna comunque costruirsi uno skill set che abbia sia
ampiezza, quindi che sia sia di larghe vedute sia che sappia scendere in profondità in alcuni ambiti in particolare. Quello che chiamano lo skill set a forma di T, vale a dire si parte da una panoramica orizzontale di tanti topic, che ne so, può essere la programmazione in generale, i sistemi, sistemi operativi, i sistemi distribuiti, può essere la programmazione ad oggetti, si può aggiungere anche magari la programmazione multiparadigma e quindi anche elementi di programmazione funzionale in linguaggi multiparadigma e cose del genere, e poi magari scendere nel dettaglio. E per esempio nel mio caso storicamente sono sempre stato molto più coinvolto con PHP, con la community PHP e con questo linguaggio, perché ho cominciato da lì e perché ho fatto lo sviluppatore web per tanto tempo e quindi ero molto specializzato in PHP e anche JavaScript. E quindi diciamo che il mio set di skill era molto a forma di T, nel senso che mi piaceva anche fare il sistemista, quindi mi è sempre piaciuto smanettare un pochino con i server, con la loro manutenzione, come farli girare, come curarne il setup, eccetera. Quindi avevo questa sorta di approccio. Andando avanti, cosa mi piacerebbe fare? Mi piacerebbe approfondire i linguaggi puramente funzionali, come per esempio hai citato tu Haskell, però non ho mai avuto la fortezza d'animo di cominciare il famosissimo tutorial Lermian Haskell, non mi ricordo come si chiama, qualcosa del genere. In compenso, ad esempio di recente, io ormai lavoro quotidianamente con Go, e quella di Go è stato per me un pallino costante. Volevo imparare Go, volevo lavorare con Go, ma non ne avevo mai l'opportunità, perché poi alla fine anche bisogna scontrarsi con il fatto che una giornata a 24 ore e non necessariamente uno finita la propria giornata lavorativa di 8 o più ore dove si è scritto codice sia la voglia di sedersi di nuovo davanti al computer e imparare un altro linguaggio ancora. Quindi senza dubbio è una cosa che non è diciamo per tutti, nel senso non è necessariamente desiderabile, però è una cosa che sicuramente serve. Per esempio io sono tra quelli che dicono che bisognerebbe conoscere almeno 5 linguaggi di programmazione diversi e possibilmente diversi tra loro come paradigma, quindi magari un linguaggio dinamico, un linguaggio statico, un linguaggio compilato, un linguaggio funzionale, un linguaggio strutturato, cose del genere. Quindi mi piacerebbe, neanche io ci sono arrivato ancora fondamentalmente, perché mi manca proprio Haskell o qualcosa del genere, o Lisp per esempio, volevo imparare Clojure scritto, qualcosa di simile insomma, o Elixir, Erlang, non so, vedi, cioè, comincia a dire, cioè, esatto, mi piacerebbe impararli tutti, quindi se fosse per me me ne studierei uno dopo l'altro. Il problema è che anche per imparare veramente un linguaggio non basta farsi il tutorial, i tutorial me ne sarò fatti mille, e per imparare veramente un linguaggio poi bisogna utilizzarlo per creare, sì, un progetto vero, devi viverlo. Bisogna continuare a utilizzarlo poi, perché si fa presto a dimenticarseli. Io per esempio ho utilizzato JavaScript per tantissimo tempo, ma adesso ne ho perso un po' il contatto perché non faccio più front-end da una vita, io sono stato full stack, tra virgolette, per tanto tempo, poi mi sono gradualmente allontanato dal front-end, dallo sviluppo del front-end, e adesso ho completamente perso contatto sia con la community sia con gli stack tecnologici che ci sono, e nel frattempo sono andati avanti in maniera super rapida ovviamente, e quindi sì, mi rimangono quei fondamenti abbastanza solidi di JavaScript e Vanilla, e qualcosa sui primi framework MVC che cominciavano a vedersi, perché quando io ho cominciato a non fare più front-end development, era il tempo in cui c'era la santissima trinità dei framework, erano Backbone, Angular 1.4, esatto, Angular 1, Backbone e qualcos'altro, non mi ricordo, React ancora non era uscito, no. Quindi jQuery, che non era un framework, però... No, esatto, no, io ti parlo, c'era una santissima trinità dei framework MVC, no, era Ember.js, ecco, Ember.js, Backbone ed Angular, era la santissima trinità dei framework JS al tempo. Già jQuery, questi tre, diciamo, erano la risposta al non usare più jQuery, no? E poi da lì in poi, insomma, dopo che è uscito Angular 2, gradualmente mi sono un po' disinteressato, perché non ho più
avuto neanche l'esigenza di utilizzarli nel mio lavoro quotidiano. E quindi adesso non saprei neanche da dove cominciare, né mi interessa più di tanto, perché alla fine in realtà quello che ho imparato facilmente a livello concettuale si può applicare, a parte i concetti di reactive programming che sono stati portati per la maggiore da React, che però poi ho studiato in PHP, perché invece ho utilizzato tipo cose tipo RxPHP proprio perché hanno cavalcato un pochino quest'onda. Sì, ma alla fine sono oggetti che si trasportano tra un linguaggio ma e l'altro. Sì, una volta che impari i paradigmi riesci a proiettarli nella tecnologia. No, per quanto riguarda i linguaggi mi piace ricordare questa cosa, è una riflessione che facevo proprio l'altra sera con mia moglie. Noi avevamo un'amica che faceva la poetessa, no? E questa donna non c'entra niente con i linguaggi, però è un ragionamento che abbiamo fatto insieme, ragionando anche in termini di linguaggi di programmazione. Questo perché in realtà lo ancoro un po' alla concretezza. Da qualche tempo lei è una sviluppatrice Scala, quindi nel suo stack Scala, lavorando nei big data, è un elemento ricorrente. E io ho detto, mi avvicino alla programmazione funzionale, però la programmazione funzionale pura mi spaventa, quindi ci faccio la strada lunga per arrivarci. Scala più o meno abbraccia anche la programmazione funzionale in modo serio, no? E quindi ho iniziato a vedere un po' la programmazione funzionale, e più provavo, tra l'altro abbiamo fatto insieme il corso con Odeschi, mi sa che si chiami il fondatore di Scala, che era un corso di programmazione funzionale in Scala, piano piano percepivo uno shifting mentale, cioè il mio modo di pensare non cambiava ma si ampliava, e mi è venuto in mente il ragionamento che mi ha fatto questa amica Vittoria, che diceva: guarda che fondamentalmente le parole, il dizionario che tu usi è anche il dizionario che tu usi per pensare. Se tu estendi il tuo dizionario, tu hai più opportunità per estendere il tuo pensiero. E quindi questo ragionamento, lei veniva dalla poesia, però è facilmente applicabile alla tecnologia, con l'inserimento, anche se in un livello basico di Scala, con un approccio funzionale, il mio modo di scrivere PHP si è sconvolto. Cioè, usare le closure in PHP è diventato di default. Cioè, quasi non pensavo più a risolvere i problemi utilizzando i classici pattern, ma dicevo, ma cavolo, perché devo scrivere 70.000 righe di boilerplate quando basta una funzione? Adesso sto banalizzando un po' il ragionamento. No, è verissimo, ma è proprio per questo motivo che bisognerebbe imparare tanti linguaggi, perché danno prospettive diverse nei confronti degli stessi problemi alla fine, perché i problemi che si affrontano poi alla fine con la programmazione spesso si assomigliano un po' tutti tra di loro, almeno per grandi linee. Mentre invece le sintassi dei linguaggi, anche i paradigmi dei linguaggi variano in maniera abbastanza profonda. Io ultimamente sto facendo lo stesso esercizio identico che hai appena descritto, lo sto facendo passando da Go ad altri linguaggi. Per esempio, quotidianamente io adesso utilizzo molto Go e poi ogni tanto anche Python. Per esempio Python ormai non lo sopporto più, da che era uno dei miei linguaggi preferiti. Passare da un linguaggio super stretto, tipizzato e compilato, molto statico come Go, e poi passare a Python dove invece puoi scrivere tutto, puoi scrivere quello, tutto il codere di tutto, non lo tollero più, e quindi cerco le stesse soluzioni tecniche in un linguaggio dove in realtà non appartengono. Quindi poi bisogna anche ricordarsi di sfruttare i punti di forza di ogni singolo strumento che si sceglie. Quindi se si usa un linguaggio dinamico, bisogna utilizzarne la dinamicità, non c'è niente da fare. Questo è per esempio uno dei motivi per cui io non ho mai approfondito molto Ruby, sebbene l'abbia utilizzato un pochino, perché abbia avuto a che fare con delle applicazioni scritte con Ruby on Rails in passato, però è stata un'esperienza che non ricordo assolutamente con piacere, perché non mi piacciono questi linguaggi un po' troppo magici, un po' troppo
ambigui. Anche CoffeeScript soffriva un pochino di questo stesso problema. Infatti era molto, ha una croce molto... sopra grande come il mondo. è molto l'ambiguità, secondo me, nella programmazione. L'ambiguità è una cosa, è un concetto sorpassato. Secondo me è andato di moda circa una decina di anni fa, una quindicina di anni fa, quando si cercavano soluzioni molto creative a problemi che i linguaggi vecchi non riuscivano a risolvere, o meglio, rendevano un po' difficili da risolvere, rendevano un po' macchinosi da risolvere, ma in realtà secondo me non era un problema dei linguaggi, evidentemente, era un problema di fondamenti, di pattern, di strutture, di come si utilizzavano i linguaggi vecchi, perché se vedi invece come si risolvono quegli stessi problemi oggi con linguaggi molto più diciamo restrittivi, si trovano soluzioni molto più semplici e quindi molto più eleganti, senza coinvolgere meccanismi super magici tipo quelli di Ruby che fa monkey patching in runtime, o queste scatole cinesi di robe che cercano di fare assunzioni a proposito di quello che il programmatore vuole esatto. La maggior parte delle volte la spuntano, però poi appena esci fuori da alcuni esplode parametri tutto. Descritti esplode tutto e non riesci più a fare niente, ti ritrovi bloccato. Sì, quindi bisogna conoscere i punti di forza. Ci sono, rimangono comunque i punti di forza per i linguaggi dinamici e tipizzati in maniera molto lasca, secondo me rimarranno a lungo, ma secondo me si comincia ad apprezzare un po' di più le filosofie che vengono portate avanti da linguaggi come Go, come Rust, l'eleganza nella progettazione dei linguaggi stessi, e l'eleganza che poi si trasferisce un pochino tramite convenzioni abbastanza restrittive messe in piedi dalla community sin da subito, perché per esempio una delle cose di cui soffrono linguaggi quelli un po' più classici tipo C o Python stesso è che, siccome le community erano ancora un po' immature, non avevano messo su delle convenzioni sin da subito. Le convenzioni sono arrivate un po' dopo, a posteriori, e quindi già un pochino la frittata era fatta e l'ecosistema un pochino era il Wild West già di suo, è difficile recuperare, mentre invece i linguaggi, quelli un pochino più giovani, quelli più moderni usciti negli ultimi 10 anni, hanno già un ecosistema molto più solido, perché si portano appresso l'esperienza. Esatto, è da subito si fanno le cose con un'impostazione già, con degli obiettivi ben precisi e predeterminati, quindi è una cosa che secondo me aiuta. Sì, anche se su questo voglio farti una provocazione, ma la rimando a dopo, però tieni questa cosa in sospeso perché ti devo chiedere questa cosa anche un po' provocatoriamente. Uh-huh. Prima di passare, però, abbiamo già fatto una bella introduzione sui linguaggi, abbiamo iniziato a parlare appunto dei linguaggi, però volevo chiudere un attimino la passeggiatina nel tuo percorso professionale, no? Tu sei partito a lavorare dalle agency. La tua carriera è iniziata con le agency, è passata per le startup e adesso lavori per un colosso tecnologico, possiamo chiamarlo così, no? Raccontaci un po'. In realtà non è proprio un colosso alla fine, col senno di poi, perché tra l'altro adesso che l'ho conosciuto ha ancora meno le proporzioni. Demistificato. È una grossa corporazione. Raccontaci il percorso, però dal punto di vista professionale, nel senso le sfide, probabilmente le paure, perché in questo tipo di percorso certe volte ti trovi anche a dire ma fa per me? Sono all'altezza della sfida che mi si sta proponendo? Anche perché so che tu hai cambiato completamente lo stack tecnologico in questo percorso, sì. Quindi doppia sfida. Raccontaci sì, un in realtà po'. Era proprio la sfida che cercavo, era proprio quello che desideravo, quindi il cambio di stack tecnologico era la cosa minore. Nel senso che ti puoi preparare per quello, io mi ero già preparato per questo, nel senso che avevo già capito che continuare a focalizzare l'offerta di valore in quanto dipendente, in quanto professionista, su sempre lo stesso tipo di tecnologie, lo stesso tipo di problemi, perché poi alla fine
queste due cose vanno un po' a braccetto, nel senso io continuavo ad essere noto nella comunità di PHP e quindi lavoravo soprattutto per datori di lavoro che erano interessati a quel tipo di skill set, perché ciò di cui avevamo bisogno era quello per cui PHP è molto utilizzato, cioè sviluppo web. E quindi a un certo punto ho capito che per staccarmi da questo circolo un pochino vizioso, che continuo a fare sviluppo web e quindi continuo a utilizzare PHP e quindi sono sempre più bravo con PHP e quindi mi chiedono PHP e quindi sono desiderabile facendo lo sviluppatore web, insomma dopo un po' questa cosa mi è cominciata a stare stretta, proprio perché avevo questa passione per l'aspetto sistemistico dell'ingegnere del software, e quindi la gestione anche lo sviluppo proprio dei sistemi, in particolar modo quelli di larga scala. Proprio di recente ho raccontato in un altro podcast di come io a un certo punto nel corso della mia carriera, dopo aver lavorato per web agenzie pubblicitarie eccetera, volevo lavorare a qualcosa di più grosso, e quindi mi è cominciato questo tarlo del voler lavorare per uno degli hyperscaler, quindi o Amazon o Google o Microsoft. Sì, ricordo che quando ci siamo conosciuti preparavi l'interview per Google. Esatto, esattamente. Ho avuto questo tarlo per molto tempo, in realtà un pochino ce l'ho ancora, perché SUSE alla fine non è esattamente un hyperscaler, anzi è molto lontano da esserlo, però la struttura comunque è sempre quella della grande corporazione, quindi quantomeno dal punto di vista del business sono un pochino più vicino a certe logiche di gestione dell'ingegnere software, dell'industria del software in generale, che hanno trovato, mi stanno un pochino dando pace a quella ricerca spasmodica di questo tipo di sfide, però sono è un tipo di ambito che, soprattutto quello degli hyperscaler, poi, perché una cosa è passare dalla web agency, quindi già dallo sviluppo web, a un ingegnere del software un pochino più ad ampio spettro, nel senso che ti proponi per fare qualunque cosa ti chiedono, non sai esattamente cos'è che ti chiederanno, nel senso che io ho fatto colloqui per aziende che facevano, che ne so, application performance monitoring, o anche messaggistica istantanea, o anche come facile brokering assicurativi e di servizi finanziari, cioè insomma tutti gli ambiti possibili e immaginabili. E non era tanto l'ambito che mi interessava, nel senso che a me la cosa che più mi stimolava era il lavorare nell'industria del software per l'industria del software, quindi volevo un po' sganciarmi dal concepire il software come un mezzo per un fine, ma il software doveva essere il fine stesso. Questa era la cosa soprattutto la cosa che mi stimolava tantissimo. E poi la scala dei problemi, volevo affrontare problemi dove una sola persona non potrebbe mai risolverli, volevo scontrarmi con delle realtà dove il team working, il team, diciamo, ma neanche il team, perché la collaborazione tra tanti team, nel senso collaborazioni di ampie vedute si rendono necessarie, quindi la coordinazione tra un numero molto grande di persone raggruppate in diversi gruppi, e quindi anche strutture organizzative un pochino più grandi, era qualcosa che io volevo un pochino cimentarmi, volevo approfondire. E fortunatamente dopo tanti anni di colloqui andati male, per un motivo o per l'altro, c'è stata anche una buona dose di sfortuna, alla fine inaspettatamente sono finito da SUSE, dove ricordo che di aver mandato il curriculum, tra l'altro, così, cioè giusto per pescare un pochino nel mucchio, non era per niente un'azienda che avevo puntato, però devo dire che è stato un po' la classica botta di culo, non so come descriverla, nel senso che non la botta di culo che mi hanno assunto, la botta di culo che si è trovata a collimare esattamente con quello che io cercavo, sia a livello di stack tecnologico che di sfide proprio a livello professionale, di carriera, e anche come opportunità di crescita. Quindi, insomma, anche a costano di poi è anche un pochino più equilibrata come situazione lavorativa rispetto a quella che poteva essere invece un impiego presso un hyperscaler, perché se te ne vai a lavorare per Amazon sei uno tra
150.000 dipendenti, o giù di lì, non lo so, ne devono assumere altri 100.000, quindi non so a quante sono arrivati, cioè, poi vedi questa cosa, in piena pandemia il CTO di AWS, no, il CTO di Amazon proprio, ha annunciato, vogliamo assumere 100.000 persone. Beh, hanno aperto a Milano da pochissimo, no? Hanno aperto, sì, hanno aperto da poco, devono aprire hanno aperto la zona, forse, proprio la zona di AWS, o la devono aprire a breve, comunque no, sì. No, aperta, credo che diventerà... aperta. Ah, aperta proprio. Quindi sì, probabilmente anche Milano finalmente diventerà un hub di sviluppo, anche se all'inizio di solito cercano sistemisti quando devono occuparsi dell'apertura delle zone. Però sì, cioè, il pensiero con Amazon è che diventi un numerino molto piccolo, e il contributo che puoi dare lascia un pochino il tempo che trova, nel senso che... Sì, l'automazione dei distributori di carta igienica nei bagni è già un ruolo... Esattamente. Adesso mentre invece stiamo scherzando, però in realtà sì, alla fine là sei una goccetta. Sì. In un mare. Cioè, anche in ottica di proprio, anche se la vogliamo mettere, di sviluppo personale, probabilmente è molto più difficile. La competizione è probabilmente ancora più agguerrita. Non che quello sia un male, per carità, anzi, per alcune persone può essere anche stimolo. Uno stimolo, una cosa desiderabile. Però insomma. Non so come riassumerti tutta la trafila che feci sin da quando noi ci siamo conosciuti, perché di colloqui ne ho fatti veramente tanti e fondamentalmente la totalità di essi andarono a male. Mi ricordo, ne ho fatti veramente tanti, quindi mi ricordo alcuni casi in cui proprio ci speravo veramente moltissimo ed ebbi da subito, proprio sin dalla sede del colloquio. Di solito la struttura di questi colloqui, bene o male, era tutta che mimava un pochino quella dei colloqui alla Google, cioè le classiche whiteboard interview da 5 ore a fight, dopo una trafila di settimane di colloqui tra test, tra test a risposta multipla o anche il compitino a casa, dove devi sviluppare una piccola applicazioncina, o le domande a bruciapelo al telefono, tipo come si implementa una lista, cose del genere. Tra l'altro, cioè... dove trovi tantissima teoria, e comunque devi conoscere i fondamenti di teoria e di framework, sì. Credo non ti abbiano chiesto niente. Mai, completamente. Gli unici forse che potevano essere interessati a framework e che non mi hanno neanche voluto, cioè non ho passato neanche lo screening iniziale, mi pare che furono quelli di GitLab, quando ancora GitLab non aveva neanche un round B, era round A di investimento, quindi era minuscola. Adesso non so a che round sono gli investimenti, ma è molto più grande ed è un business attivo e molto molto diciamo promettente dal punto tra di l'altro vista. Io avrei scommesso che il famoso problema che ebbero mandasse, cioè credevo che avrebbe mandato tutto all'aria, ricordi, no? sì, vero. Invece sono stati abilissimi a gestire il tutto con una precisione. Io ricordo sessioni di live debugging su adesso non ricordo se era YouTube, dove c'erano un team che lavorava in diretta, cioè sono molto, diciamo, molto ganzi, non so come dire, gagliardi. Però mi ricordo che quando mandai la mia application, la mia candidatura, specificai tipo, guardate, io non sono un esperto in Rails, perché la job description proprio richiedeva esperienza in Ruby on Rails specificatamente, e diceva chiaramente, se non avete esperienza in Ruby on Rails non applicate, perché cerchiamo gente che sa usare Ruby on Rails. Però io, a me questa cosa non poteva pace, perché io ero già che accarezzavo, non quanto oggi, ma accarezzavo già l'idea e il concetto che una volta che sai usare un framework MVC, bene o male sono tutti uguali, una volta che sai usare un linguaggio dinamico, bene o male, sai usare due tutti, giorni di lavoro ti impari la sintassi. Cioè, no, magari non due giorni, però comunque in un tempo che è paragonabile a quello di un onboarding qualunque, perché alla fine per un onboarding di un indipendente nuovo comunque un paio di settimane ci vogliono, cioè insomma in un paio di settimane bene o male diventi produttivo, a prescindere dallo stack tecnologico, se sei uno che già ci sbatte su queste cose da tantissimo tempo. E quindi io mi proposi lo stesso e lo specificai nella mia lettera di presentazione, dissi proprio in maniera molto chiara e trasparente, guardate, io sono in realtà specializzato in PHP, però vedete, io conosco questo framework che è la copia spiccicata di Ruby on Rails,
guardare, cioè ho fatto il quick start in Ruby on Rails e mi ci sono trovato perfettamente a mio agio, quindi nel senso di abilità, perché in realtà non mi piaceva, però ovviamente me lo sono tenuto per me questo, però loro proprio non ne volevo completamente sapere, cioè no, noi cerchiamo solo persone che hanno già tantissima esperienza con questo stack, eccetera. Secondo me un pochino, forse adesso hanno cambiato, perché ad esempio col senno di poi, adesso che sono molto ferrato con Go, metà del loro stack adesso in realtà è in Go, nel senso che loro hanno GitLab, la vecchia applicazione, proprio quella di produzione, che è un'applicazione Ruby on Rails, ma tantissima del resto della loro produzione software è scritta in Go, perché hanno a che fare con tanti sistemi di automazione, per esempio GitLab Runner, il loro runner della CI è scritto in Go, ed è un progetto che di cui io ho aperto i sorgenti tranquillamente, e ho anche partecipato a qualche bug fix in passato, qualcosa del genere, cioè insomma se mi prendevano di certo non stavo seduto davanti a un monitor con il punto interrogativo sopra la testa, cioè. Sì. Però insomma sono un po' approcci anche dal punto di vista della gestione del personale, che prescindono un pochino dalle competenze tecniche, magari le persone veramente tecniche non hanno neanche poi tutto sto potere decisionale quando si tratta di questo genere di cose. Quindi pazienza, spallucce, ho dovuto fare spallucce tante volte per questo genere di motivi. Però sai che è importante quello che stai raccontando, perché spesso nelle interviste si parla delle interview e di solito è andata benissimo, mi ha chiesto alla grande, tutto fantastico, invece raccontare questo B-side, no? Dove in realtà i tentativi non sono lancio un dardo e vado subito in centro, no, per niente, anzi. E ogni tentativo ti costruisce quella knowledge, quella conoscenza, sì. Non solo dal punto di vista tecnologico, perché ti apre comunque degli spazi da approfondire, ma anche dal punto di vista di soft o core skill, chiamiamole come preferiamo, no? Di come approcciarti a un'altra persona, di come gestire la differenza di livello nella comunicazione, perché un esaminatore, un recruiter è sempre un recruiter e si mette necessariamente su un gradino più alto del tuo, e quindi sono comunque quelle esperienze che è giusto, pur essendo negative, sono quelle esperienze che hanno fatto Stefano, hanno formato Mauro. Vabbè, io non ho mai provato interview da questo punto di vista, perché mi sono accontentato della pagnotta della mia azienda. Beh, ma non si può mai sapere. Ma sì. Magari domani, non è mai troppo tardi per cambiare, per questo genere. Però ti posso dire che, per esempio, ho vissuto di riflesso le esperienze da mia moglie. Mm-hmm. E quindi vedevo come si preparava, come tornava, e sentivo anche le interview che faceva, insomma. Che insomma ti danno un inquadramento. Però passiamo allo stack tecnologico. Quindi tu hai sostituito la tecnologia PHP con uno stack più improntato sull'utilizzo di Go. Anche se io credo che PHP rimanga sempre nel tuo cuore. Assolutamente. Quali sono le caratteristiche che ti hanno fatto innamorare di PHP? E quelle che ancora, sai, quelle caratteristiche che ancora stimi di PHP? No, allora, in realtà non c'è nessuna caratteristica che mi ha particolarmente fatto innamorare. È stata semplicemente la prima cosa con cui mi sono cominciato a sporcare le mani realmente, no? Quindi questo è stato assolutamente un caso, credo. È anche vero che PHP aveva un livello di entrata, diciamo, abbastanza basso, quindi è come me tantissime altre persone hanno cominciato la programmazione web tramite PHP, e non c'era, cioè quando cominci non sei ancora consapevole, non è mai una scelta consapevole, non è che stai scegliendo PHP perché ha determinate feature. Capiti. Esatto, è semplicemente perché ci capiti, perché cerchi su Google web programming e ti spunta PHP come linguaggio, qualcosa del genere, insomma, magari non esattamente. Possiamo. Però in linea massima è quello, mentre invece dopo un po' che lo usi, dopo 15 anni magari che ci lavori e ci campi, diciamo, ovviamente PHP ha tantissimi difetti, ma il peggiore non è tecnologico. E su questo ci torniamo dopo. Io credo che sia tutt'oggi sia un'ottima soluzione per lo sviluppo web. E per un motivo tecnico,
a cui si arriva dopo tanto tempo, vale a dire per il modello di gestione della memoria, il modello share nothing dei processi, vale a dire ogni richiesta web nasce e muore in un suo contesto e non condivide niente con nient'altro. Questa secondo me è la caratteristica singolare che rende PHP unico e desiderabile tutt'oggi, certo. Perché tutti gli altri linguaggi porteranno chiunque li utilizza a scontrarsi con il concetto di stato, stato condiviso tra una richiesta e l'altra in un'applicazione web. È una cosa che non è, è un problema che sì, è risolto, per carità, è noto, ma non è un concetto banale. E quando si comincia, il non dover a che fare con questo concetto è un po' un'arma a doppio taglio, per carità, perché da un lato non ti stai neanche ponendo questo problema, dall'altro, per esempio, un programmatore che utilizza solo PHP per tanto tempo rimane completamente ignaro che esiste una cosa come la gestione della memoria, perché non devi farne praticamente, anche se ci sono memory leak, codice PHP. Tanto la richiesta e il processo richiesta-risposta che no. È l'ossatura centrale di PHP, quello è, una volta che hai dato la risposta ti puoi dimenticare di tutto. Anche se devo dire che, ne abbiamo parlato in una puntata del podcast, gli sviluppatori PHP si stanno impegnando per introdurre quei problemi, no? Con tecnologie come React PHP. Ce la stanno mettendo in tutto. React è stato uno dei complici nel farmi capire che dovevo allontanarmi da PHP. Perché volevo cominciare a fare delle cose per cui PHP non è stato progettato, tra cui i long running processes, robe tipo demoni, processi di sistema. Si possono fare, ci sono delle librerie molto creative che aiutano, la programmazione asincrona come idea in generale, per esempio, una cosa che mi ha affascinato tantissimo, ed è una cosa che aiuta molto i programmatori che fanno web, perché è esattamente identica a livello concettuale a quella che c'è in JavaScript. Il modello di asincronia che c'è è esattamente lo stesso, le librerie che ci sono in PHP utilizzano gli stessi pattern, cioè quello dell'event loop, il reactor, le promise come placeholder di valori futuri di cui ancora non si conosce esattamente il contenuto, cose del genere. E quindi anche un pochino i paradigmi funzionali si introducono, perché ho bisogno di alcune strutture che sono quasi che ricordano le monadi, anzi la promise in realtà è una monade, però ovviamente uno non lo sa, cioè uno comincia a utilizzare una monade senza sapere cos'è una monade. È molto interessante, una cosa, è un ambito molto stimolante, però alla fine ti scontri con problemi proprio di impostazione fondamentale, vale a dire che PHP non è nato per questi tipi di workload, quindi per quanto si possa fare, e tra l'altro io l'ho fatto anche a livello professionale, nel senso che da facile, io per esempio facevo questo, da facile io dovetti progettare un sistema che era un processo di sistema che era scritto in PHP e utilizzava React per quasi tutto l'IO, quindi era tutto improntato sull'IO non blocking. Però ti ritrovi a scrivere codice PHP che PHP non sembra, quindi era anche una cosa che aveva un carico cognitivo associato adesso che non necessariamente, che cogliamo un po' di sorpresa, magari persone che non erano abituate a questo tipo di applicazioni. E quindi perché non utilizzare qualcosa che sin da subito è nata come idea per risolvere questo tipo di problemi? E questi nuovi linguaggi che hanno delle primitive sulla concorrenza e sul multiprocessing molto, diciamo, molto ben strutturate e sin da subito progettate in maniera molto semplice, e quindi Go ed Elixir, per esempio, sono i primi che mi vengono in mente, ma anche Rust, questo tipo di problemi vengono risolti in maniera molto più semplice. Agile. Molto più agile, sì. Quindi, insomma, ripeto, è una cosa che si può fare per uno che è appassionato di PHP, si fa anche perché ti piace utilizzare il tuo strumento preferito per risolvere quel problema, però è un pochino tirarne la corda, secondo me. Guarda, una delle giustificazioni che danno molte società che implementano queste tecnologie è quella di dire, ok, introdurre una nuova tecnologia nel nostro stack tecnologico forse è un po' sovradimensionato, cioè presuppone un carico verso il team che ha un certo costo, e quindi utilizziamo la chiave inglese per mettere il chiodo, perché bene o male
alla fine il chiodo nel muro, esatto, entra. Fu proprio, credo che fu proprio il caso di Facile, nel senso che per Facile cominciare ad assumere persone che erano competenti in un altro stack era troppo complicato proprio a livello organizzativo, nel senso che se tutta la tua trafila, per esempio, di hiring è tutta incentrata su uno stack tecnologico, e quindi tu hai dal recruiter di primo contatto fino a chi esamina i candidati, che sono tutti stati accentrati su quello stack tecnologico, cominciare con un altro stack tecnologico è tutta una sorta di problemi nuovi che devi affrontare, quindi non necessariamente è praticabile, quindi è comprensibile come scelta, per carità, non la critico come scelta in sé, però col senno di poi le cose secondo me si dovrebbero fare in maniera alternativa, nel senso che per esempio improntare i processi di hiring su un particolare stack tecnologico è un problema proprio, è quasi un peccato capitale, diciamo. Nel senso che secondo me la forza lavoro deve essere eterogenea e deve essere eclettica sin dall'inizio. E dinamica. Esatto. Anche i professionisti che tiri dentro. Esatto. Cioè. No, il problema è dinamica, nel senso che con l'abilità di cambiare stack tecnologico, beh sì, ovviamente lo sono un po' e alla fine un po' tutti, nel senso che se assumi persone intelligenti probabilmente saranno in grado di cambiare stack tecnologico. Il problema poi è fare l'assessment di questa nuova roba che stai facendo, nel senso che hai bisogno magari poi di un consulente esterno che validi quello che stai facendo se non hai il know-how già internalizzato. Certo. Mentre invece avere più know-how possibile internalizzato sin dall'inizio credo che sia una mossa più appropriata. Capisco che sia più difficile, probabilmente anche più costoso, e probabilmente bisogna anche ritrovarci, sì, nel senso che magari non cominci con un CTO da quando sei una startup di 5 persone, il tuo CTO non necessariamente è un il ninja super eclettico, esatto, il ninja che conosce mille mie linguaggi e quindi ti sa assumere un team leader che è super skillato in quello che ti interessa e un altro team leader che è super skillato forse in un'altra cosa completamente diversa. Cerchi quello un po' più pragmatico che ti porta, esatto, che ti riduce il time to market, no? Esattamente, esattamente. Esatto, si scende a questo tipo di compromessi per ragioni più che valide, ripeto, però se dovessi ragionare in ottica solo tecnologica, bisogna trovare un equilibrio, probabilmente bisogna trovare una soluzione più equilibrata, e sbilanciarsi tutto sul focus in un singolo stack tecnologico secondo me è una cosa che non funziona quasi mai, nel senso che se tu vedi gli esempi più celebri di successo, storie di successo, non sono mai focalizzate su uno stack tecnologico in particolare, tramite rari casi. Però se prendi le più grandi diciamo silicon darling della Silicon Valley, non sono quasi mai associate a un particolare. Ma guarda, io posso portare la mia esperienza, ne parlo spesso nel podcast. Ho un programma di ho scritto un piccolo software, un mio side project, no, che adesso è in produzione e sta comunque producendo. Che si occupava di media listening, quindi andava a fare la scansione tra le testate nazionali. Era un progetto che ho fatto da solo, ok? Quindi la domenica sera, per capirci. E se guardo quello stack, alla fine mi vedo in front-end un Laravel, poi con tutti i problemi che ha Laravel, però in una settimana io ho fatto tutto. Laravel e Vue, io in una settimana avevo il prodotto, il prototipo. È ancora il prototipo. Lo scraping ho detto sì, lo faccio in PHP, vabbè, ma è un po' troppo verboso. Oh, fantastico, Python, c'è questa libreria, fatto. In PHP magari ci avrei messo un mese, perché avrei dovuto usare librerie che non sono agili come le librerie di scraping che ci sono per Python, che ha scrapi e tiri giù. Mm-hmm. O per farci un po' di machine learning sopra. Basico, è stato fantastico. Quindi se già nel side project ti rendi conto che è uno stack un pochino eterogeneo, poi non sono un ninja in nessuno di questi linguaggi, cioè Vue.js l'ho imparato facendo questa applicazione, Vuex, il gestore dello stato, ci ho sbattuto il muso in questa, perché non l'ho fatto in React? Perché volevo vedere Vue. È un side project, me lo posso permettere, sì, no? Sì, sì, certo. Però se tu vai a vedere anche questo piccolo stack è eterogeneo e questo aiuta di più le società. Torniamo un attimo a PHP, che questa domanda è un po' cattivella. Secondo te, quanto dello sviluppo di PHP è dipeso dell'adozione di PHP è dipeso dallo sviluppo del linguaggio del suo interprete?
e tutto del suo ecosistema, e quanto invece è da framework come Laravel e Symfony? Ma non saprei, bisognerebbe... Quello che ti posso dire è un po' un'opinione. La sensazione, ma, sì, sì, mi interessa la sensazione. La sensazione, sì, credo che un framework, soprattutto Laravel ha un... dietro Taylor Hotwell probabilmente doveva fare il VP di marketing presso qualche super mega corporazione, perché dal punto di vista del marketing sicuramente ha spaccato. Infatti guarda gli utili. Esatto. Non li so gli utili, però ci sono tanti zeri. Esatto, penso che non se la passi affatto ci male. Sono tanti utili quanti anti-pattern in esatto, che tra l'altro è un po' una breve storia triste, nel senso che poi alla fine il valore tecnico delle cose passa un po' in secondo piano rispetto invece all'abilità di saperle vendere. Però sì, sicuramente Laravel ora come ora è un po' negli ultimi anni è stato molto trascinatore la comunità di PHP. Secondo me anche la spinta che hanno dato gli internals però ha grandi meriti, perché lo sviluppo di PHP da quando è uscita la 7, anche da quando è uscita la 5.6, è stato veramente spettacolare, è stato iperbolico. Adesso abbiamo un po' di aspettative con la 8 e con il just in time. Tra l'altro, però è passato dall'essere un linguaggio di scripting un po' un'accozzaglia di wrapper nati dalla volontà di sostituire quello che c'era al tempo quando è nato, che era Perl, quindi Ponzi, insomma, cioè. Sebbene Rasmus in persona gliel'ho chiesto all'ultimo PHP Day, ha smentito questa cosa, nel senso che non è vero che lui voleva sostituire Perl, però comunque ha detto sì, effettivamente ai tempi se facevi una pagina web probabilmente ti finiva a utilizzare Perl, e io non volevo utilizzare Perl, però non era diciamo la mira di PHP. Di fatto era un'alternativa a Perl, ed è passato quindi all'essere una semplice alternativa a Perl ad essere un linguaggio multipurpose, object oriented, fortemente divizzato, con tantissime belle astrazioni, un ecosistema, soprattutto l'ecosistema dopo che è uscito Composer Jordi ha fatto un capolavoro. Esatto, è stato veramente un capolavoro, e tuttora probabilmente è il sistema di gestione delle dipendenze che preferisco rispetto proprio a qualunque altro, non ce n'è nessun altro che ho utilizzato finora. Ti confido che una delle cose, io ci ho buttato mezzo occhio in Node, in Go, una delle cose che più mi ha spaventato è il fatto che non trovavo una logica, venendo dal mondo PHP o comunque anche dal mondo JavaScript con NPM, sì, che assolutamente fa il suo porco lavoro nonostante... diciamo con Dino si stia provando a evolvere, ma quello ne parleremo in un altro episodio probabilmente, anzi probabilmente quando uscirà questa puntata ne avrò anche già parlato. Però devo dire che è una delle cose che mi ha spaventato di più, dico. Eh sì, ci hanno messo un pochino per capire un po' come risolvere questo problema. Sì. No, un po' di anni fa la situazione era terribile, perché è migliorata moltissimo nell'ultimo anno e mezzo. No, io ti sto parlando di almeno tre anni fa. Da quando è uscito Vigo, che diciamo è integrato nel toolkit nativo, quindi ha un gestore delle dipendenze. Quando tu installi Go ha già un gestore delle dipendenze. Prima non c'era questa cosa. Dovevi utilizzare DEP o qualche altra cosa, c'erano diversi. Risolvevano tutti lo stesso problema, ma tutti in maniera non massimamente efficiente, diciamo. E quindi, insomma, adesso è risolto bene o male questo problema, nel senso che utilizzi questo Vigo, questo gestore delle dipendenze che... è molto ispirato in realtà a robe come Cargo, come Composer stesso, nel senso non necessariamente ispirato a alcuni dettagli che sono diversi, l'algoritmo di risoluzione delle dipendenze è completamente diverso, alcune peculiarità che lo rendono un po' quirky per alcuni versi, però alla fine fa il suo dovere, e la gestione delle dipendenze non è un problema da risolvere in Go, fine, cioè nel senso non ci devi più pensare. Non c'è più il vendoring, non devi più committare la vendor dentro i repository, cosa che invece bisognava fare prima. Questo già mi tranquillizza. No, esatto. Credimi, è uno dei motivi. Sono i motivi per cui. Sì, io...
C'avresti pure ragione che è uno dei motivi, era allora, terribile questa cosa. Io approccio in modo del tutto irrazionale i linguaggi, no? Ci butto un occhio, mi faccio affascinare e vedo se il fascino supera il momento zero, no? Se dopo una settimana sto ancora pensando a Go, che per esempio una cosa che ho, un fascino che adesso ho verso Rust, no? Voglio provare, voglio vedere, voglio approfondire. Però se mi dura più di una settimana, infatti adesso mi trovo nel momento in cui ho messo un attimo nel cassetto, vedo se tra una settimana c'ho questo fascino, allora mi rimane. E sono due le cose che mi hanno spaventato di Go. Il primo era a suo tempo la gestione delle dipendenze. Il secondo era i nomi delle variabili. Fermati un attimo, aspetta, perché questa da quando so che programmi in Go, questa domanda era la domanda che volevo farti. Allora, mi ricordo che quella cena famosa che facemmo a Verona, parlammo del secondo me, uno perlomeno per quanto mi riguarda, delle Bibbie dello sviluppo, che è il libro di Uncle Bob, che praticamente prende a martellate la testa degli sviluppatori cercando di spiegare che i nomi devono essere autoesplicanti e le convenzioni devono essere il minimo possibile. Poi io mi sono trovato a buttare un occhio al quick start di Go e perdermi. E qua mi è venuta una battuta, in realtà l'ho rubata dalla rete, ma secondo me ci sta a pennello, no? Se noi abbiamo una variabile che indica un cane, in PHP la chiamiamo dog. In Java la chiamiamo bellissimo animaletto baffuto con la coda, perché sai la verbosità di Java, e in Go la chiamiamo D. Perché? Esatto. No, perché questa scelta? Esiste un motivo che ha spinto la comunità a virare verso questa scelta? Allora, innanzitutto ti anticipo che mi scontro quotidianamente con questo problema. Nel senso che, come ti ho detto, ogni linguaggio c'ha poi il suo modo di essere utilizzato e non puoi martellare delle convenzioni che portando tre da un linguaggio all'altro. Di solito non funziona, nel senso che i risultati finali poi sono pessimi, perché hai un codice che risulta poco leggibile e poco comprensibile per gli altri e lo sarà probabilmente anche per te, perché man mano che continui a utilizzare sempre lo stesso strumento, poi le meccaniche di quello strumento ti domineranno. Il motivo per cui esiste questa convenzione è semplicissimo: Go è nato dalle stesse persone che hanno creato Unix e hanno creato C. Quindi Go è nato, lo chiamano, credo che qualcuno su internet lo definisca come il risultato di una storia d'amore tra C, C++ e Python, qualcosa del genere. In realtà sì, è molto simile a C, si porta tante convenzioni dietro da C, e una di queste è proprio le variabili monolettere, che io odio, inutile dirlo, venendo da un linguaggio dinamico come PHP. Nei linguaggi dinamici di solito i nomi delle variabili, essendo un po' più hipster come linguaggi quelli dinamici, i nomi delle variabili già sono un po' uniformati alla convenzione, quella di Uncle Bob, che dice che devono essere comunicativi. In Java si porta questa cosa un pochino per l'estremo. In Go la cosa carina è che, siccome molti si portano dietro questa convenzione, però poi hanno a che fare con persone che lo cominciano a utilizzare da poco e che vengono inevitabilmente da altri ambienti, si deve trovare una soluzione di compromesso, e di solito la soluzione di compromesso è: bisogna essere concisi ma comprensibili. Ci sono comunque alcune eccezioni, dove per esempio io continuo a utilizzare le lettere singole, e sono dei casi particolari, proprio dei casi specifici. Dove limiti lo scope, magari. È un po' come il dis, no? Se tu sai che quello è il dis, quindi se dis si chiamava T, era la stessa cosa. L'underscore di scala che metti dappertutto. Esattamente, cose del genere. In Python c'hai self, per esempio. Stessa cosa, un po' stessa cosa. Però al tempo stesso, siccome Go è già di suo molto prolisso come linguaggio, perché la sintassi è molto asciutta, quindi non hai molto zucchero sintattico, e quindi essendo molto prolisso, le variabili lunghe non si sposano.
Lo stile deve essere conciso, perché altrimenti ti ritrovi delle porte aerei per risolvere dei problemi semplicissimi. Quindi per limitare proprio l'ammontare di codice da leggere si cerca di essere concisi. E quindi ad esempio avere delle variabili che sono tutta un'intera frase per descrivere qualcosa ti suggeriscono che forse quel qualcosa è un concetto che è troppo complicato, forse va scomposto in qualcosa di più semplice. È curiosa, e quindi alla fine il risultato mediamente qual è? Che ci sono delle variabili che ti puoi permettere di chiamare lettere singola se l'utilizzo e la dichiarazione di quella variabile sono molto vicine tra di loro, e quindi il tipo ti informa, il tipo della variabile che è presente nella dichiarazione ti informa su cosa è la variabile e a cosa serve, e quindi non hai bisogno di ripetere questa informazione anche nel nome della variabile, e allora puoi tenerla concisa, perché tanto la stai dichiarando, la stai utilizzando, e poi da lì in poi non la guarderai più, quindi là ci può anche stare. In altri casi invece dichiari una variabile in un punto e poi la riutilizzi 100 righe dopo, e allora quando ci ricapiti 100 righe dopo il nome deve essere comunicativo. Però questa comunicatività non può neanche essere un'intera riga dedicata solo al nome e al tipo della variabile. Quindi insomma è un problema curioso, per quanto possa sembrare stupido, perché è un problema di compromesso tra sviluppatori che magari hanno un background completamente diverso. Assolutamente sì. Per uno sviluppatore che viene da C, le variabili lunghe sono proprio dannose, nel senso che rendono la loro lettura del codice soggettivamente peggiore. No, guarda, basta. E quindi non puoi dire, ma obiettivamente non comunica l'utilizzo, perché quello ti può dire, no, ma io lo so benissimo che se c'è una sola parola che comincia per C, può essere C quella variabile che si chiama cane, perché so che c'è un solo cane in tutto in questo blocco di codice. Certo, assolutamente. No, proprio riguardo al C mi è ritornata in mente questa cosa, stavamo sistemando i file, no? I miei vecchi file universitari, e sono ricaduto su un vecchio esame di algoritmi, no? In C, e in realtà là c'era tutto l'alfabeto dalla A alla Z, avevo contemplato tutte le lettere. No, un'altra domanda, e anche questa è un po' provocatoria però simpatica per far emergere un po' di diversità, che sono, come dici tu, le diversità che hai dovuto affrontare quando hai fatto il passaggio di stack tecnologico, è come riesci ad andare a letto sereno sapendo che usi un linguaggio senza try e catch? Questa è una delle cose che mi sono scontrato, con cui mi sono scontrato quando ho cominciato. Era una delle prime delle cose che dicevo: se c'è proprio una cosa che non mi piace, dico, è l'error handling, perché non c'è il try catch. E poi in realtà c'è, però dicono tutti di non utilizzarlo. Perché c'è il panic recover, eccetera. Guarda, questa però domanda, dicono tutti di non usarlo mai. Questa domanda l'ho preparata stanotte, perché in realtà, e poi mi rispondi perché sono proprio curioso di saperlo, però giusto per contestualizzarlo, perché in realtà sto sviluppando un piccolo algoritmo che utilizza il crypting a chiave pubblica privata, e avevo bisogno di qualcosa di veramente performante che potesse girare, e JavaScript non era il caso, come ben puoi immaginare. Quindi ho detto, va, magari faccio un piccolo servizietto in Go. Non lo so, da ignorante, perché non conosco, però mi sembra che tutti dicono che sia particolarmente performante per i processi dove c'è un certo carico anche sul processore, quindi forse fa il caso mio e riesco a raggiungere lo scopo. Guardo un po' di codice, sai, Quick Start, ho visto un tutorial e sono capitato in un listato, era solo, ripeto, il crypt di una stringa a chiave pubblica privata, quindi una roba banalissima, e ho visto un listato di una paginetta neanche enorme dove il 90% erano commenti, variabili come ti dicevo prima, e non c'erano try e catch. Ho detto, io cosa ci faccio qua? Beh, allora il paradigma dell'errore di Go dopo un po' cominci ad apprezzarlo, nel senso che effettivamente ha una certa semplicità che è molto apprezzabile. Questa convenzione di avere gli errori essere delle variabili semplicemente e dei risultati della computazione, soprattutto, cioè come concetto l'errore che cos'è? È un risultato di una computazione, non è una cosa, non è un'eccezione, è un risultato. Cioè, tu provi a chiamare una funzione, quella funzione o ti ritorna quello che volevi facesse oppure ti ritorna un errore. È geniale come intuizione, in realtà, nel senso che
è semplicissimo come concetto. Il concetto invece, il try catch fondamentalmente è quasi un go to, ok? Ora ci sono persone che tutt'oggi dicono non c'è niente di male nel go to, però in realtà sì, se lavori su assembly probabilmente no. Esatto, sei abituato, è un po' come, un bambino abituato a essere picchiato dai bulli, cioè non è una cosa comunque giusta da fare. Però sì, il try catch diciamo che può essere accomunato a questi salti, queste interruzioni nel flusso della computazione che potrebbero non essere esattamente intuitivi. Detto questo, in realtà il problema è che a volte il try catch si usa proprio per far passare, per interrompere il flusso della computazione e farlo passare da un punto all'altro non necessariamente connesso di un'applicazione. Ed è il problema sta nel come si usa lo strumento, come tante altre volte. È una delle best practice comune non utilizzare il try, non utilizzare le eccezioni come strutture di controllo. Tra l'altro, Stefano, un po' adesso, a parte la provocazione, io l'ho buttata là dal punto di vista scherzoso, però ho sentito, non so se in realtà è una cosa particolarmente accomunabile al concetto di options in Java, no? Non mi ricordo come si chiama il pattern, cioè il fatto di incapsulare dentro un oggetto il risultato della computazione. Questo oggetto può essere nullo, quindi può essere un errore e bypassare tutti gli stadi della pipe successivi, oppure contenere un risultato. Quindi un po' ci ho trovato una sorta, adesso non mi ricordo come si chiama il pattern. L'optional in realtà è un approccio funzionale a questo problema, però l'optional è più per gestire un tipo particolare di errori che sono le null pointer exception. Mentre invece in Go qualunque cosa che possa causare un errore ha bisogno di un valore da ritornare. Quindi, tornando al discorso di prima, per quanto possa essere semplice, il fatto che sia così semplice ha un side effect abbastanza massivo, che è questa immediata apparenza di ripetizione continua di questi if-er diverso da nil, allora devi fare qualcos'altro. Ed è il codice Go è costellato di questi tipi di strutture, è anche costellato di questi tipi di strutture in maniera abbastanza naive, nel senso che se un errore è diverso lo ritorni, e allora c'hai questi errori che vengono magari triggerati in un code path molto seppellito in una gerarchia di chiamate abbastanza profonda, e poi ti arriva questo errore, ti come si dice in italiano, bubble up, non lo so, però insomma ti ritorna su sin dalla chiamata originaria e non hai idea di tutta la trafila di chiamate nel mezzo, e questo è il motivo per il quale anche persino questa tecnica super semplice può essere utilizzata male, nel senso che una delle raccomandazioni della comunità di Go è che con gli errori ogni volta che te ne capita uno tra le mani in uno step intermedio devi farci qualcosa, perché se ti limiti a ritornarlo al chiamante non stai programmando, siccome l'errore è una condizione che devi programmare, stai delegando allora responsabilità. Poi spesso e volentieri quel qualcosa cos'è? Semplicemente l'errore in Go è una struttura che contiene una stringa, non è niente di che, e quindi quello che fai è ci aggiungi un messaggio, cioè man mano che questo errore se lo passa a una staffetta di chiamate, ogni chiamata dice, comunica cosa si stava facendo in quel momento, e quindi c'è stato un errore in una chiamata HTTP, c'è stato un errore in una chiamata HTTP mentre chiamavo Google, c'è stato un errore in una chiamata HTTP mentre chiamavo Google per fare una ricerca. Una cosa, cioè, hai tutta questa trafila di errori poi che vengono decorati uno dentro l'altro, e quindi alla fine hai un messaggio di errore che ti descrive esattamente lo stack. Il processo. E questa cosa, col senno di poi, all'inizio la disprezzavo profondamente, col senno di poi sì, è un po' ripetitiva, è brutta da scrivere, è brutta anche un pochino da leggere, però alla fine gli IDE ti aiutano, ormai ti comprimono automaticamente queste cose, per esempio, te le sintetizzano e ti fanno vedere, qui c'è un error handling, non vedi tutto l'if e tutto quello che succede con l'errore, sai solo che lì c'è un error handling, e quindi un pochino con l'aiuto degli IDE, senza dimenticarsi il concetto che ci sta alla base, che vuole promuovere un approccio semplice al problema degli errori, che è semplicemente l'errore è un risultato, e quindi
lo devi ricevere come risultato e devi farci qualcosa, questo risultato, promuovendo, no, senza perdere di vista questo fondamento su cui è stata costruita questa convenzione, secondo me si comincia ad apprezzarla poi. E devo dire che non avere nessun try catch nel proprio codice è una cosa molto fresca, è rinfrescante proprio nel senso inglese del termine, nel senso proprio che è una novità, è una cosa che fa piacere, perché è una cosa in meno su cui ragionare, e quindi credo che col senno di poi sia stata una scelta azzeccata. C'è stato un tentativo di recente di introdurre una sorta di struttura simile al try catch in Go, e alla fine c'è stato un backlash gigantesco da parte della community. C'era proprio la pull request pronta per essere emergiata e c'è stato un backlash gigantesco su GitHub, hanno pure dovuto bloccare il thread di quando era scaldata la comunicazione. E io è risalente tipo a mesi fa, neanche troppo. Guarda, manco, se mi mandi, neanche l'anno fa. Se mi mandi qualche riferimento, poi li pubblichiamo, sì, nelle note, almeno un po' di elementi. E io ancora al tempo ero un pochino, diciamo, sulla barricata, non sapevo da che parte stare, nel senso che cercavo di capire perché i puristi si schieravano dal lato del no, non vogliamo nient'altro, l'error handling sta bene così come sta, è semplice. La semplicità è uno dei tenets di base, uno dei principi di base su cui è stato costruito questo linguaggio, quindi perché dobbiamo aggiungere altra roba alla sintassi, alla specifica? Go è bello proprio perché la sintassi ce n'è veramente poca, cioè proprio tutta la sintassi che c'è la impari in qualche ora, perché ce n'è veramente pochissima. E quindi è un punto di forza, e se si comincia ad aggiungere robe, questo punto di forza si attutisce, si diluisce, alla fine, esatto, si diluisce e diventa l'ennesimo linguaggio che risolve i problemi come li hanno risolti tutti gli altri. Guarda, e quindi, mi fai un assist che più preciso non puoi farmelo, lo so, sono cattivo, ti sto provocando, però sappi che al primo evento che faranno e avremo modo di vederci, ti devo delle birre perché ti sto trattando malissimo. Volentieri. Però ti faccio questa domanda, proprio basandomi su quello che hai appena detto, cioè uno degli assunti e dei motti della comunità di Go è quella che se nei linguaggi ci sono 70.000 modi per fare una cosa, in Go ce n'è uno ed è quello giusto. E loro ci battagliano parecchio, no, su questo, tanto che le librerie di Go, queste sono tue parole, le ho seguite a un'altra live che hai fatto, adesso non ricordo con chi, forse con Francesco Sciutti? Sì, con Francesco Sciutti. Che tra l'altro sarà ospite del mio podcast tra qualche settimana. Fantastico. Quindi tutti catanesi. E ti volevo dire, questo fatto di semplificarlo, e lo vediamo anche con in realtà delle librerie di base ben fornite, cioè con Go puoi farci tutto anche solo con le librerie che ti arrivano da, ti mette a disposizione il linguaggio, no? Con le standard libraries. Sì, però quanto questo può in realtà essere limitante in termini di sviluppo, di prospettiva, di nuovi approcci, di nuovi pattern per quel tipo di linguaggio e quel tipo di comunità? Ma basta guardare come ha risolto gli stessi problemi un linguaggio che invece di suo non aveva quasi niente, vuol dire JavaScript. Alla fine, Se piace, la gente i problemi li risolverà lo stesso. Se non è il linguaggio che si risolve per te, comunque, se lo strumento piace, la gente userà lo strumento per risolvere quei problemi, in ogni caso. E quindi ci saranno poi casi celebri come quello del LeftPad, dove si implementa il LeftPad in userland perché il linguaggio non ti dà la funzione, sì, giusta, e poi, per farlo, cose del genere. Quindi, insomma, e poi i me prototype non andavano visti, come diremmo in Sardegna. Poi fai conto che, come hai detto tu, la standard library di Go in realtà è molto ben fornita. Detto questo, ci sono già per esempio dei wrapper di elementi della standard library che sono quasi uno standard de facto, e quindi il corrispettivo alla standard library non si usa più, come ad esempio la libreria per fare il parsing delle flag di interfacce da riga di comando. Ce n'è una che si chiama Flags dentro la standard library, però uno degli autori, forse non è un autore di Go, proprio non è un contributore del sorgente, o forse sì, comunque uno che lavora per Google, mi ricordo, ha creato un wrapper di questa libreria che si chiama pflags,
che è semplicemente un pochino più avanzata, che permette di fare sia le shorthand che le, che quelle con la doppia, col doppio dash, che permette di dare dei valori di un certo tipo, cose del genere, di fare il parsing a, a dei tipi direttamente. Insomma, è un piccolo wrapper. E si usa quasi sempre questo, quindi già... però quel wrapper non sarebbe stato così semplice da fare se non ci fosse stata già la libreria quella nativa nella standard library. Sarebbe stato ancora più complicato quel wrapper, quindi magari avrebbe avuto dei dettagli implementativi che non piacevano, e quindi magari se ne sarebbero creati due di wrapper in competizione, non ci sarebbe stato lo standard de facto. E quindi c'è tutta questa serie di meccaniche poi che si vanno a creare quando si mette su un ecosistema, quando nasce un linguaggio nuovo. E secondo me la bontà del linguaggio non è in discussione, quindi avrà un futuro molto florido, tra l'altro comunque è esploso in una maniera molto repentina, e ad oggi è il mio linguaggio preferito, ad esempio, cioè io nonostante mi piaccia molto PHP, comunque ad oggi credo che Go lo sceglierei per fare qualunque cosa che prima faceva PHP, anche perché ce l'ho più fresco, per carità, però credo che sia un grande linguaggio. Probabilmente quando finalmente mi deciderò a imparare Elixir, magari mi innamorerò un'altra volta e abbandonerò pure questo, però insomma non si può mai sapere. L'ecosistema senza dubbio gioca la sua parte, per esempio uno dei motivi per cui io poi alla fine Elixir non l'ho mai approfondito è proprio perché non mi sembra che l'ecosistema sia così florido come quello di Go. Un linguaggio invece che credo che, a me, la mia limitata percezione, per carità, che è basata su Hacker News, Twitter, Reddit, Stack Overflow, le robe che leggi, abbiamo le stesse sorgenti, i vari Slack channel a cui uno magari è sottoscritto, quindi è una percezione molto aleatoria, però la percezione che ho è per esempio che il prossimo linguaggio che avrà una crescita molto veloce sarà Rust. Perché secondo me ti dico, per esempio, io non ho ancora visto niente di Rust, non ho neanche fatto l'Hello World di Rust, però ho letto una pagina della documentazione che è quella proprio sull'ownership, sul concetto di ownership e quindi la gestione della memoria di Rust, o l'assenza della tale, e solo a leggere questa pagina ho imparato un sacco di cose già in generale sulla programmazione. Lasci sulla via un garbage collector. esatto, capito? Vieni da PHP che c'ha il ref counting, poi vai su Go che c'ha un garbage collector super mega ottimizzato, e poi ti scontri. Non ho mai voluto approfondire C perché non voglio utilizzare mmap mai nella mia vita, o malloc, cioè, mai, non lo voglio fare. Sono sì, cose dopo brutte. Gli esami di algoritmi, penso che il C in molti di noi è andato, il Kernighan Ricci è andato proprio su sotto il divano. Esattamente. Guarda, quindi è una cosa che mi stimola per imparare un nuovo paradigma, un nuovo modo di approcciare questo problema annoso della gestione della memoria. E quindi insomma il futuro è roseo, ci sono tanti bei linguaggi da imparare al giorno d'oggi, secondo me è un ottimo periodo per diventare un programmatore. Credo di sì. Guarda, una particolarità, giusto perché hai introdotto Rust, e poi ti lascio perché si è già fatta l'ora di cena e immagino che insomma a quest'ora dopo una giornata di lavoro e più che altro mi sono dimenticato di aprirmi una birra, quindi sto morendo di sete, vado ad acqua da un'ora, ma non mi disseta. Ok, una in più il giorno che ci vediamo. No, ho preparato, che uscirà questa settimana, quindi sarà già uscita per chi ci ascolterà, una puntata su Dino, no? Che è un po' l'outsider del mondo JavaScript, una roba freschissima perché è uscita pochi giorni fa, è uscito il 15 o il 13, adesso non ricordo, il 13 maggio, e tra l'altro di Dino c'è una particolarità, in realtà l'engine base era scritto in Go, come ben sai. Poi c'è stata questo piccolo combattimento dei due garbage collector, no? Uno del motore V8, uno di Go, che insomma si è optato per passare a Rust, però credo che all'interno proprio dei concetti di Dino sia rimasto tantissimo Go. E da cosa lo vedo? Intanto da come vengono gestiti, viene gestita la parte asincrona.
no? E poi dalla gestione, vabbè, un pochino delle dipendenze, però là Dino ha fatto una sua scommessa, quella di uscire dai concetti di package manager e di fare questa scelta. Però, che ne so, c'è anche il concetto di security by design che mi piace tantissimo là. E by default più che by design. Sì, secure by default, sì. Che comunque che... Quindi, non lo so, in qualche modo percepisco che l'esperienza che ha fatto Ryan Dial, mi sa che si chiami così, che è stato anche il creatore di Node, sì. Su Go, perché ha lavorato per lungo tempo su Go, si è arrivato in qualche modo con Dino anche nel mondo JavaScript. Hai avuto modo di buttarci un occhio? No, in realtà ti devo dire proprio con franchezza che io fino a quando c'è stato l'annuncio della 1.0 non avevo idea di cosa fosse Dino. Forse mi era passato davanti qualche volta, ma l'avevo completamente ignorato, nel senso che quando l'ho visto ho detto aspetta, ma io questa cosa l'ho già vista, cos'è questa? E siccome tutti parlavano di questa V1, poi alla fine mi sono andato a vedere l'annuncio e ho detto interessantissima questa cosa, e mi ricordavo di questo progetto, però non ne ho completamente familiarità. Ho letto le release notes ed è molto lo trovo molto promettente, senza dubbio, però non ho familiarità né con i design principles, se non quelli esposti proprio in quelle release notes. Non pensare che ci sia molto di più. Sapevo che originariamente era stato implementato in Go. Sì, e poi è stato riscritto in Rust. E tra l'altro, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, la condivido con te perché tanto stiamo chiacchierando, ma tra un po' ti lascio, promesso. È stato pensato in un modo molto intelligente, perché è stato pensato ragionando in pacchetti. Cioè non è un mega pacchettone mega eseguibile come Node, dove o prendi tutto o niente, prendere o lasciare, no, ma è strutturato in crate, no? Che sarebbero, da quello che ho capito, i pacchetti delle dipendenze, no? Che i tuoi pacchettini che ti vai a costruire, e puoi prendere solo alcune parti, che ne so, ti serve il TypeScript o un modulo, ok, ce l'hai e lo butti nel tuo nel tuo dispositivo embed. Nuova vita JavaScript. Cioè. Sì, secondo me sarà, cioè, è promettente, è ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo Node, diciamo, il prossimo darling dell'ecosistema JavaScript. Vediamo perché vedremo. In realtà per dirlo, però sicuramente ha le carte in tavola, nel senso che mi sembra un approccio, anche il fatto stesso che ci siano le stesse persone coinvolte la dice lunga, nel senso che è il classico esempio di sviluppo iterativo, di persone che creano un progetto, ci nasce poi, per carità, tutta una community gigantesca, e quindi un pochino si blinda, il progetto diventa una cosa a sé, va avanti molto di più rispetto a magari l'idea che ne aveva avuto il creatore. E la stessa cosa è successa ad esempio con PHP, nel senso che per esempio vedi quanto è coinvolto Rasmus Lerdorf al giorno d'oggi con gli internals, in realtà non moltissimo, si può dire anche per poco. Giustificare i nomi delle funzioni di standard library, mi sa che era la stessa conferenza dove ci siamo conosciuti, che aveva detto sì, i nomi sono omogenissimi, sono verticali con la sintassi in C. Non so se ricordi quella frase, era bellissima. che per carità ci può stare, però ovviamente poi i progetti nel momento in cui assumono questa massa critica poi prendono vita e fanno il loro corso. Però è ammirevole il fatto che il creatore stesso dei progetti torni sui passi e dice, si interroghi su, ma si poteva fare diversamente, si poteva fare meglio magari. Di solito la risposta ovviamente è sì, nel senso che nell'ingegneria del software tutto è sempre molto iterativo, e di solito 10 anni, quando passa qualche anno, a volte anche molto di meno, però per quanto riguarda i linguaggi magari i time frame sono un pochino più dilatati, ma quando si ritorna sui propri passi ci si rende sempre conto che gran parte delle cose, delle decisioni non le si prenderebbe di nuovo esattamente allo stesso modo, perché nel frattempo sono emersi magari i limiti di quelle decisioni che si erano prese originariamente. Quindi mi piace molto questa cosa, che ci siano le stesse persone che hanno creato uno degli ecosistemi più di successo nella storia dell'informatica e adesso ne stiamo creando un altro.
spaccherà la community, probabile, possibile, chi se ne frega anche, insomma. Guarda, no, non ci vedo molti svantaggi, ecco, cioè, se io per esempio fossi uno sviluppatore che utilizza TypeScript ogni giorno, probabilmente sarei già a rompere palle a tutti per dire usiamo di, dai, siamo anche, basta, anche no? Se il Ryan Dahl dice ehi occhio, non usateli in produzione, in progetti enormi, fermi un attimo, perché lo dice lui, no. Sì, dipende cosa si intende poi progetti enormi o produzione, perché questa cosa è molto soggettiva. Io guarda, io ti dico che sicuramente lo proverò. Però al di là del fatto che spacchi o non spacchi, e qua voglio veramente avviarmi verso la chiusura, anche perché siamo 1:40 che chiacchieriamo, potrei rimanere altrettanto tempo, quindi non ti preoccupare, mi fa estremamente piacere chiacchierare con te. Al di là del fatto che Dino spacchi o guadagni fette di mercato, tra virgolette, o meno, quello che in realtà fa un salto in avanti. E quelli che a me piace chiamare i salti quantici, no? I salti di prospettiva, apre una serie di possibilità. E tool come Node o come qualunque altro linguaggio o ecosistema non può rimanere inerme. In qualche modo da questo shift verrà condizionato, tutto verrà condizionato, così come altri ecosistemi hanno condizionato quello. Quindi sì, sia che esploda o meno, si ritaglieranno ognuno la propria fetta di sviluppatori, nel senso che alla fine TypeScript nell'ambiente Node è un po' un qualcosa che è un afterthought, diciamo, mentre invece per Dino TypeScript è sin da subito il focus. Sì, sì. Quindi forse c'è questa la possibilità di avere questa dicotomia, la gente che vuole continuare a programmare in JavaScript dinamico senza tipi lo continuerà a fare con Node, e chi invece si vuole concentrare su TypeScript, che credo siano quelli un pochino più lungimiranti, perché torno a dire che secondo me la tipizzazione dei linguaggi è una cosa che è destinata a soppiantare completamente. E poi almeno nell'immediato, in modo molto light come lo fa TypeScript, esatto. Quindi sì, secondo me c'è spazio per entrambi, ecco, questo senza dubbio, c'è spazio per entrambi. Comunque, detto questo, non sono abbastanza stretto contatto per avere un'opinione che sia autorevole, sì, in sì. Nessun modo, quindi è solo una sensazione. Sì. Detto questo, quando, cioè, mi è bastato leggere delle release note di un progetto per catalizzare moltissimo il mio interesse, ed è una cosa che non succede spesso con uno sviluppatore, cioè, ne vediamo tante release notes di tanti progetti che potenzialmente sono interessanti, ma poi non gli diamo poi così tanto peso, mentre invece un progetto di cui avevo scarsamente sentito parlare, leggo le release note e mi viene subito da pensare che questa è una cosa che avrà un grosso impatto. Ha proprio la sensazione. Assolutamente. Comunque, a conferma di quello che ti dico, che farà un po' da traino e da spinta, no? Da lepre, no? Com'è che si dice il fatto di scattare la lepre per far correre i cani? Io sono sicuro e sono pronto a mettere davvero una pinta di birra sul tavolo la prossima volta che ci vediamo, che da qui a stretto giro, naturalmente coi tempi di release, Node avrà le promise nelle standard library, cosa che non aveva alcuna intenzione di implementare. Sono pronto a scommetterci. Questa è la mia battuta, e con questo ci avviamo in conclusione. Avrei altre 100.000 milioni di domande da farti, Stefano. Beh, anche a me piacerebbe rimanere da ti. In realtà, io quando parlo di queste cose, insomma, proprio prendo la calata, come si dice in Sicilia. Avremo modo di risentirci, spero, e continuare la chiacchiera, e perché no, magari la prossima volta coinvolgendo anche più persone, provare a fare una chiacchierata, okay, come fanno tanti podcaster americani, sì, che sì, coinvolgono più attori nella discussione, anche per renderla più dinamica. Non che questa non sia stata dinamicissima, mi sono divertito un mondo. Anche io, mi ha fatto molto piacere. Lasciamo i tuoi contatti, perché vedo che su Twitter sei molto attivo, quindi metterò tutti i tuoi riferimenti. Vado a sprazzi su Twitter, diciamo, ci sono periodi in cui Twitter, periodi in cui invece lo ignoro completamente, ma più che altro perché non lo so, non sono un tipo molto social.
Anche se nelle community, poi magari una puntata parliamo solo di community, sì, hai fatto quel bello salto e sei diventato davvero super, super, super attivo. Comunque sì, il mio Twitter è @S Torresi, e basta, GitHub è Stefano Torresi, non c'è molto altro. Sì, Torresi.io c'è il mio sito, ma è un biglietto da via. Metterò tutto nelle note dell'episodio. Stefano, io ti ringrazio di cuore a nome mio e di tutti gli ascoltatori di GitBar. Sono queste le puntate che vogliamo, sono quelle puntate che ci salvano dalle mie decine di minuti di monologo dove sbaglio tutti i congiuntivi, e quindi ci aiutano a entrare più nel vivo con anche una competenza diversa da quella che posso avere io su argomenti verticali. Quindi grazie. Grazie a te. Alla prossima, Stefano. Un abbraccio. Alla prossima. È stato veramente piacevole rifare una chiacchierata con Stefano. Fosse stato per me, la puntata sarebbe durata qualcosa tipo 10 ore, però in realtà arrivati a un certo punto bisogna anche tagliare. Detto questo, vi ricordo rapidamente i contatti: potete scrivermi a info@gitbar.it o su Twitter a @brainrepo. Vi ricordo che, qualora voleste, potete aggiungere il podcast alla vostra lista di podcast preferiti mediante la vostra app, che può essere Castamatic, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify e chi più ne ha più ne metta. Se proprio vi è piaciuta, potete anche lasciare una recensione. Potete farlo direttamente dall'iTunes Store o dall'applicazione podcast di Apple. Per qualunque consiglio, informazione, quant'altro, potete scrivermi ai contatti che vi ho detto prima. E nulla, da Lione è tutto, alla prossima settimana. Ciao! GitBar, il circolo dei full stack developer. Una volta a settimana ci troviamo davanti a due birre e con Brainrepo parliamo di linguaggi e tecniche di sviluppo web, di metodologie e degli strumenti immancabili nella cassetta degli attrezzi dei full stack developer.